Sulla gestione dell'epidemia da Covid-19 è intervenuto il dottor Pietro Micaroni, medico recentemente in pensione, specialista di igiene, epidemiologia e medicina preventiva, già addetto per molti anni ai servizi di sanità pubblica presso la ASL di Pescara, il quale ha ritenuto importante portare l'attenzione dei suggerimenti operativi che potrebbero aiutare a risolvere la situazione, soprattutto per quanto riguarda lo stop dei contagi, quantomeno in quelle zone dove la positività da coronavirus sono ancora circoscritte. Secondo me si sta lavorando tanto per il problema del Covid-19, però secondo me ci sono delle carenze e si può fare anche molto di più di quello che si è fatto, molto meglio e con meno risorse, con meno impegno di risorse, dal mio punto di vista, è la gestione dei contatti e delle persone risultate positive ai tamponi, ma che sono o asintomatiche oppure manifestano sintomi molto lievi. Secondo le disposizioni governative, allo stato attuale queste due categorie di persone, di popolazione, vengono rimandate a casa, sono in isolamento, ma isolamento fiduciario. Ma man mano che il numero di contagiati aumenta, è chiaro che diventa sempre più difficile effettuare un controllo attivo su un gran numero di persone. E quindi succede che queste persone quarantena domiciliare, intanto c'è il rischio che infettino i loro familiari e quindi c'è il rischio che da una persona i casi ne diventino 4, 5 a seconda della numerosità del nucleo familiare. E poi naturalmente c'è il rischio che non rispettino scrupolosamente le disposizioni o per malafede oppure perché semplicemente non hanno compreso queste istruzioni. Quindi il nucleo della mia proposta è quella di istituire delle strutture o reperire le strutture dove poter mantenere in isolamento le persone appunto, che o stanno bene però hanno avuto un contatto oppure sono semplicemente positive. Quindi non strutture mediche, diciamo che c'è bisogno di assistenza sanitaria minima, ma fondamentalmente strutture alberghiere. È una normale prassi quando si tratta di malattie infettive di questa gravità. In Cina più o meno hanno attuato questo sistema, cioè hanno reperito grandi alberghi dove hanno messo queste persone in quarantena. Questo discorso può essere fatto a tutte le scale, sia a livello nazionale che a livello locale, ma soprattutto io vorrei insistere sul fatto che forse bisogna lavorare di più sulle aree ancora non contagiate completamente. Probabilmente è più facile lavorare, individuare i positivi, individuare i contatti, eccetera. Non so, all'Aquila, dove se non ricordo male i casi sono ancora pochissimi, che non a Pescara.